conferenza di servizi per l'ASL di Taranto, tesa a raccogliere da associazioni ed utenti consigli e segnalazioni per migliorare il servizio sanitario. Un evento speciale ad Avetrana, scatole di affetto e abbracci di note per gli anziani dell'RSA, un dono nel giorno di Natale. Una speciale proposta di matrimonio nel reparto di ginecologia dell'ospedale San Pio di Castellaneta con testimoni d'eccezione. Buongiorno e ben ritrovati, consueto appuntamento con l'informazione Antenna Sud News, questa parte dedicata a Taranto e alla sua provincia. Come avete ascoltato dai nostri titoli in apertura, vi parliamo di una conferenza dei servizi per l'ASL di Taranto tesa a raccogliere da associazioni ed utenti consigli e segnalazioni per migliorare il servizio sanitario. Dal reclamo alla proposta, il tema della conferenza dei servizi dell'ASL Taranto tesa ad approfondire la relazione del cittadino con l'azienda sanitaria. Un dialogo in due parti, al mattino i forum d'approfondimento, al pomeriggio l'innovativo metodo dei work café. Amministratori, associazioni di volontariato, operatori, utenti, seduti attorno a 5 tavoli tematici per far emergere un documento finale, sempre nella direzione di umanizzare ulteriormente il rapporto tra cittadino e sanità. Un momento di confronto istituzionale con le associazioni di volontariato maggiormente impegnate nel mondo del sociosanitario, per raccogliere spunti programmatici per far sì che anche l'azione amministrativa dell'ATA nei prossimi anni sia innervata dalle proposte dell'associazionismo. La conferenza dei servizi ha 4 direttrici, una è ospedale e università, un'altra è territorio, presidi territoriali, un'altra è telemedicina, un'altra ancora è facilità di accesso, e quella forse è quella che riguarda un po' di più il rapporto con l'utenza. I cittadini con il comitato consultivo misto e quindi con il presidente, che devono sottoporci a domande, dobbiamo fare una carrellata di tutti i reclami, perché si è voluto che si chiamasse dal reclamo al miglioramento della qualità dell'assistenza. Quindi, come si diceva, non gli obiettivi formali, ma il cittadino che vive l'esperienza, il disagio della malattia e che quindi ci denuncia quelli che possono essere stati dei disservizi. Un evento speciale ad Avetrana, scatole di affetto ed abbracci di note per gli anziani residenti nell'RSA. Scatole di affetto ed abbracci di note, in una scatola addobbata come solo le mani dei bambini riescono a fare. All'interno un dolcetto da mangiare, una sciarpa pronta a scaldare, un simpatico passatempo come un peluche e soprattutto una lettera affettuosa indirizzata a chi ha qualche anno in più, con la promessa di andare a conoscerlo personalmente nella RSA in cui vive, quando la brutta pandemia sarà solo un lontano ricordo. Questa pandemia ci ha un pochino sensibilizzati ancora di più su quello che si stanno vivendo le persone, diciamo, più fragili, più sensibili. Parliamo dei bambini e anche dei nonni, e abbiamo voluto proprio cercare tra di loro questo filo intergenerazionale. Accade ad Avetrana non un nonno in più acquisito a caso, ma ciascun bambino ha adottato un ospite dell'RSA Maria Immacolata di Maruggio e Oasi e Sant'Antonio di Manduria. Saranno proprio loro a ricevere un dono speciale il giorno di Natale. Questo evento allieterà, insomma, con la musica, la consegna dei pacchi che effettueranno i bambini, e ci fa piacere, insomma, che le nostre note scalderanno i cuori anche degli anziani. Scatole di affetto e abbracci di note, un progetto di affettività che ha reso protagonisti in egual modo decine e decine di bambini di Avetrana, dalle scuole materne fino alle scuole medie, le loro famiglie, il mondo del volontariato e le residenze sanitarie assistenziali. L'associazione capofila AGE Avetrana è riuscita a fare rete all'interno del mondo del terzo settore in maniera trasversale, ha voluto mettere insieme quel filo che in qualche modo si è staccato anche per causa di questa pandemia così lunga.
E proprio a proposito di questa pandemia così lunga, come ascoltavamo nel servizio, giunge un'ultima ora, misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del Covid-19, utilizzo di mascherine sul territorio comunale. Accade a Massafra, dove il sindaco Fabrizio Quarto, visto l'attuale indice di diffusione del contagio Covid-19, ha emesso un'ordinanza. Da oggi, lunedì 20 dicembre fino al 9 gennaio 2022, obbliga di indossare le mascherine anche all'aperto in alcune vie e piazze, ovvero Corso Roma, Corso Italia, via Colonnello Scarano, piazza Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi e la piazza adiacente la lottizzazione Santo Ronzo, ciò prescindendo da situazioni di assembramento e di distanza interpersonale. Il sindaco, sempre con questa ordinanza, obbliga dunque di indossare le mascherine all'aperto in tutte le zone del territorio comunale dove ci sia affluenza elevata di persone che non consente il distanziamento interpersonale, ed ovvero vie, piazze, giardini pubblici, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività all'aperto e comunque non in luogo dove si configurino assembramenti ed affollamenti. Si ricorda che sono esentati da questi obblighi i bambini con un'età inferiore 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e le persone che devono comunicare con un disabile con una modalità tale da non poter utilizzare la mascherina. Il sindaco Quarto ricorda l'uso della mascherina da utilizzare in modo corretto, coprendo dunque le vie respiratorie, naso e bocca. Vi parliamo ora di una speciale proposta di matrimonio nel reparto di ginecologia dell'ospedale San Pio di Castellaneta con testimoni d'eccezione. È un tripudio di emozioni, quelle vere che celebrano la nascita di un figlio e di una famiglia. Se poi in periodo di Covid-19, di mascherine, igienizzante, distanze e reparti ospedalieri quasi inaccessibili, ci si lascia andare alla bellezza delle emozioni più vere, quelle che risiedono nella semplicità dei piccoli gesti, a pochi giorni dal Natale, tutto diviene più magico e più virale, perché forse, in fondo, ciascuno di noi ha bisogno di riuscire a stupirsi, ancora dinanzi l'amore. Davanti ad operatori sanitari che si fermano un solo istante per essere testimoni simbolici di una proposta di matrimonio. Ed un neonato, venuto al mondo portatore di un messaggio speciale, accade nel reparto di ginecologia dell'ospedale San Pio a Castellaneta. Ci si scioglie alla vista di un abbraccio, senza filtri, niente pose, eppure tanto speciale quanto naturale. Un messaggio d'amore, certo, ma anche di condivisione, di speranza, di voglia di partire. In tre, verso un fantastico viaggio che è la vita, quella più vera. Ecco, ci sono anche io! Questa sera concerto di Natale per l'Orchestra della Magna Grecia con la voce della star internazionale Aliki. Potremmo vedere tra pochissimo il servizio relativo al concerto di questa sera dell'Orchestra della Magna Grecia. Passiamo ora ad un altro spettacolo, perché dall'Inferno di Dante all'Ilva di Taranto. Questo è lo spettacolo del regista e drammaturgo Alfredo Vasco in scena e al Teatro Barium a Bari. Al Teatro Barium a Bari in scena lo spettacolo di Alfredo Vasco dal titolo Dall'Inferno di Dante all'Ilva di Taranto. Attore, regista e drammaturgo della compagnia teatrale A Sud del Racconto, Vasco affronta la sfida in versi recitati sul palco e versi recitati in video di mettere in relazione l'inferno dantesco all'inferno del nostro tempo e del nostro territorio. Parlando in un'occasione in un festival di poesie con una poetessa di Taranto, lei mi ha raccontato della tragedia di Taranto, quella dell'Ilva. Allora il ponte, l'idea è stata subito conseguenziale, cioè Dante racconta il suo inferno, un inferno fatto di personaggi che sono più o meno suoi contemporanei, e io racconto di un inferno qui a 80 km di distanza, che produce dolori inenarrabili e sciagure.
Ci sono i suggestivi e originali filmati di Marco Pezzella in location da togliere il fiato, le cinque attrici che raccontano quattro storie vere e un fatto di cronaca. Lidia Cuccovillo, Silvia Cuccovillo, Barbara De Palma, Erika La Vermicocca, Antonella Radici. Testimonianze vere, frutto di interviste con le protagoniste del dolore. Poi la voce e la chitarra di Tonino Enrico accompagnano tutto il percorso per uno spettacolo che fa della multimedialità espressiva la sua cifra narrativa. Per cui c'è questa commistione fra dei versi della Divina Commedia, nella fattispecie dell'Inferno, e le testimonianze di cinque donne che sono state vittime dei fumi dell'Ilva. Vediamo dunque ora cosa andrà in scena questa sera relativamente al concerto dell'Orchestra della Magna Grecia a Taranto. Di successo in successo anche per l'Orchestra della Magna Grecia è tempo di Natale. Dopo il grande concerto di venerdì sera di Eroico Mozart, che ha visto protagonisti l'Orchestra Sinfonica di Lecce del Salento Oles, diretta da Michele Santorsola con Cristiano Burato al pianoforte, adesso è tempo di musiche natalizie. Lunedì 20 dicembre alle 21 al Teatro Orfeo di Taranto c'è la soprano Aliki Krisoku, regina di Britain's Got Talent e in breve diventata stella del panorama musicale internazionale. Aliki sostituirà Carli Paoli, che ha dovuto rinunciare ai suoi prossimi impegni europei. Nella serata intitolata My Christmas Dream, insieme con l'Orchestra della Magna Grecia, sul palco dell'Orfeo, ci sarà anche il Wake Up Gospel Project, diretto da Graziano Leserri. È un concerto che dai canti tradizionali natalizi a gospel sarà naturalmente un grande divertimento in musica. Lo faremo con una voce straordinaria, quella di Aliki, vincitrice del Got Talent della Gran Bretagna nel 2014. Ed ancora il Natale con la 42esima mostra del presepe tradizionale a Grottaglie. E l'opera Preziosità senza tempo a ricevere il premio unico della 42esima mostra del presepe a Grottaglie. L'opera presenta un'impostazione centrale con gli elementi dell'iconografia tradizionale, nonché connotata da contaminazioni orientali. Natale è un sentimento che coinvolge la comunità, ma soprattutto che fa esprimere, diciamo, tutto l'amore per Gesù e per la famiglia sacra. Siamo molto soddisfatti, siamo molto orgogliosi anche della vincita del primo premio, che è andata al professor Maggio, un'opera veramente da guardare, da visitare, da prendere con molta attenzione. Colpisce in particolare il modellato plastico che rappresenta il Gesù bambino raffigurato attraverso la stella cometa, che rimanda al tema della luce e diventa guida e fulcro dell'intera rappresentazione. La resa tecnica è impreziosita dal terzo fuoco, dai lustri in oro zecchino e dalla ricchezza della decorazione. Siamo ormai a pochi giorni dal Natale. Quest'anno il premio l'ha vinto il professor Francesco Maggio, che proprio in questi giorni espone in Vaticano fra i 100 presepi provenienti da tutto il mondo. Un'occasione in più per visitare questa mostra e tutte le opere esposte, che rimarrà aperta fino al 9 gennaio. La mostra nel Castello Episcopio, che affascina sempre e rende omaggio a peculiarità delle tradizioni, sarà visitabile fino al 9 gennaio prossimo. Ho avuto modo di assistere a quella che è davvero una mostra molto molto toccante, soprattutto perché ricorda chi ad oggi non c'è più e che rappresenta la storia di questo comune, la storia della ceramica di Grottaglie, e soprattutto l'auspicio è stato quello di essere buoni custodi di quelle che sono le nostre peculiarità e che ci rendono davvero unici. Concerto di Natale nel comune di San Giorgio Ionico. Applausi, tanti applausi per il duo pianistico formato da Cristina Nobile e Maria Antonietta Saccomanni, un duo che ha deliziato il pubblico di San Giorgio Ionico durante Ti racconto la musica, concerto che nasce grazie all'associazione musicale Armonie e finalizzato a coinvolgere i giovanissimi. Questa associazione ha il compito in ambito didattico, quando parliamo di istituzioni scolastiche, di portare la musica e soprattutto i concerti nelle scuole. Con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di San Giorgio Ionico, il concerto si è svolto presso l'auditorium dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Pascoli.
Il progetto si sostanzia attraverso delle lezioni concerto. Valorizziamo i cosiddetti ambienti di apprendimento non formali, che danno un valore aggiunto a quella che è la scuola. L'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, perché ci ha fatto questo regalo bellissimo questa sera di questo concerto con queste due straordinarie interpreti che sono la professoressa Nobile e la professoressa Saccomanno. Professoressa, come si racconta la musica ai ragazzi? Beh, la musica si racconta con delle musiche comunque famose, conosciute, che portano avanti tutto il discorso della loro vita, che parte comunque dai cartoni animati, e poi si prosegue in una strada più interessante, più importante. Professoressa, un concerto per fare gli auguri di Natale. Il pensiero più grande è che ci sia la salute per tutti e ritroviamo i valori. Auguri a tutti, ritroviamo veramente i veri sentimenti e l'affetto. Giornata di festa e di raccolta fondi per la casa vacanze Nadia Toffa presso l'asilo nido e scuola per l'infanzia La Cicogna di Taranto. In vendita anche i lavoretti realizzati dai piccoli alunni. Una raccolta di fondi per supportare la costruzione della casa vacanze Nadia Toffa è l'iniziativa realizzata dall'asilo nido e scuola paritaria dell'infanzia alla Cicogna di Marianna Franco e Valentina Calasso. Nella struttura sono stati così allestiti, nella giornata di sabato 18, dei mercatini di Natale tra divertimento, musica e vendita dei lavoretti fatti a mano dai piccoli alunni. Ospite anche Ignazio D'Andria, titolare dello storico minibar del quartiere Tamburi, che con la vendita delle magliette Yesk Patch per te, proprio insieme alla Toffa, raccolse fondi per il reparto pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata. Marianna Franco e Valentina Calasso hanno così voluto ribadire, una volta di più, l'amore per i bambini e l'attenzione educativa della Cicogna anche verso le tematiche sociali. Abbiamo deciso di abbracciare questo progetto grazie anche alla partecipazione di Ignazio D'Andria, proprio per dare la possibilità ai bambini meno fortunati di poter avere una casa a vacanza, in modo che sia una pausa dalle cure chemioterapiche e anche di radioterapia, e da passare questo momento di gioia con i genitori in una struttura comunque attrezzata. Quindi parte dei lavoretti dei nostri bambini sono comunque, i proventi di questi lavoretti verranno comunque devoluti ai bambini meno fortunati. Noi siamo la nuova gestione della Cicogna, abbiamo deciso io e Valentina di intraprendere questa nuova vita lavorativa perché ci stanno a cuore sia il futuro che l'educazione che l'istruzione dei bambini, motivo per il quale ogni settimana cerchiamo sempre di creare un evento per loro che li porta a spiazzare con la loro fantasia, sempre seguendo un calendario didattico che li porta poi al compimento dei lavori, motivo per il quale anche abbiamo voluto intraprendere questo progetto insieme a Ignazio D'Andria. La casa vacanze Nadia Toffa nasce dalla vecchia stazione di Chiatona, dove lì tutti i bambini che finiscono la chemioterapia o le cure per l'oncomatologia all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, quindi nel reparto Nadia Toffa di Taranto, questi bambini poi potranno ricongiungere con famiglia in questa struttura, dove lì passeranno del tempo a mare, passeranno del tempo con degli amici,